Oggi parleremo dei riti per il nuovo anno. L'anno nuovo si avvicina. Mentre il 31 dicembre si avvia alla mezzanotte, astronomicamente è il giorno del solstizio, nonostante molti credano che sia il 21 dicembre. In questo giorno il ciclo guidato dallo spirito avvolgente per la Terra giunge alla sua conclusione e ne inizia un altro. Prima di salutare l'anno che se ne va, ci sono quattro attività di fondamentale importanza da compiere. Il primo: nel minuto finale dell'anno è necessario trovare la calma, uno spazio di silenzio. Anche se ci troviamo in una festa, fermiamoci per un attimo per compiere il perdono di fine anno. Chiedere perdono e trasmutare tutti gli errori commessi nell'anno che volge al termine. Questo vale sia per le mancanze personali che per quelle collettive, in modo da non trascinare vecchie negatività con noi nel nuovo anno. Il secondo punto è: durante questo giorno facciamo anche la raccolta spirituale di tutte le energie positive che sono state qualificate dalle nostre azioni di servizio verso gli altri. Offriamo a Dio tutto ciò che abbiamo amato, insegnato, abbellito, guarito, donato, perdonato e liberato attraverso sorrisi e visite ai malati. Dio conserva nel nostro corpo causale tutto il bene che abbiamo fatto, come il nostro credito personale, spirituale. Terzo, una volta che arriva la mezzanotte, programmiamo il nuovo anno con il piano divino di perfezione dei sette aspetti di Dio. Lo facciamo in tutte le attività che intraprenderemo durante l'anno che sta per iniziare, con la luce, buona volontà, saggezza, amore divino, purezza, salute, abbondanza e soprattutto molto perdono e amore compassionevole. Quarto ed ultimo, alle 24 del 31 dicembre lo spirito avvolgente del nuovo anno fa il suo ingresso e sarebbe opportuno accoglierlo con un pensiero di luce e offriamo il nostro servizio al mondo intero. Per oggi è tutto, alla prossima ricordatevi di mettere un like solo ed esclusivamente contenuti gratuiti. Ciao!